Come fare video? In questo tutorial vi mostrerò le tecniche migliori per realizzare video davvero di qualità. Parte prima, scegliere il miglior strumento di registrazione. Infatti, la prima cosa che bisogna considerare quando si va a pensare di registrare qualcosa è capire con che cosa si andrà a registrare quella cosa. Infatti, esistono vari modi per andare a registrare un video. Potete utilizzare una fotocamera DSLR, una reflex, una mirrorless oppure una videocamera da cinema, uno smartphone, una GoPro, potete realizzarlo davvero in qualsiasi modo. E chiaramente, ragazzi, ogni strumento ha i suoi pro e i suoi contro. Seconda parte, scegliere la location adeguata. Dopo aver scelto lo strumento di registrazione, è importantissimo scegliere dove si andrà a registrare il nostro video. Infatti, questo determinerà praticamente il 90% di quello che andremo a vedere e sentire. Quindi andate a capire voi qual è il vostro spazio e come sfruttarlo al meglio. Prima di iniziare a registrare è sempre meglio pianificare un minimo il vostro video. Quindi andate a fare una script, un elenco dei punti che volete trattare nel vostro video. Perché mi è capitato molte volte di andare a perdere magari tempo, vari minuti e varie ore, perché non mi ricordavo o non sapevo cosa dovevo dire. Quindi è sempre meglio scriversi qualcosa, farsi uno script, piuttosto che andare sulla scena e magari non fare niente. Parte 4, adesso è il momento finalmente di registrare. Quindi schiacciate REC, ma prima che schiacciate REC, assicuratevi sempre che ci sia una buona illuminazione. Quindi in questo momento c'è una buona illuminazione, mi sembra, e soprattutto un buon audio, perché l'audio è il 50% di quello che vediamo. Quindi, se l'audio farà schifo, anche il video di conseguenza farà schifo. E soprattutto cercate di fare diverse riprese da diversi punti di vista che magari non sono visti normalmente, per magari in fase di montaggio avere più opzioni nel caso magari una registrazione sia andata male, magari c'è stato un problema con l'audio, col video, possiamo utilizzarne un altro. Parte 5, quindi quinto passo, montare il vostro video. Dopo aver registrato il video è infatti importantissimo montarlo, perché i programmi di editing migliori sono Final Cut, DaVinci e Premiere. Premiere onestamente non mi piace perché lagga sul Mac, ma comunque se volete utilizzarlo va bene. Il programma che vi consiglio io per andare a montare i video in maniera gratuita chiaramente è DaVinci Resolve, che è un pacchetto gratuito che vi permette già di andare a utilizzare un programma da cinema, comunque perché DaVinci Resolve viene utilizzato nel cinema gratis. Ecco, questi sono i 5 passi per creare video perfetti. Spero che vi siano piaciuti, spero che vi sia piaciuto questo nuovo tipo di video con i sottotitoli, comunque con questo nuovo setup. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e spero che queste idee vi siano state utili. Se è così, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e scrivetemi nei commenti quali altri video vorreste vedere. Ma noi ci vediamo, ragazzi, come al solito, al prossimo video e buon divertimento nell'utilizzare queste idee.